E buongiorno amici del vostro pazzo, ma io la prima volta che faccio un video del genere, cioè non so come viene. Il titolo è I 10 calciatori che sono stati dalla A e B a finire nel baratro dei dilettanti. Allora, iniziamo e speriamo che me ne sono scritti bene, l'ho segnate bene questi calciatori. Vi ricordate tutti di Federico Aiardi, giocatore, un buon giocatore del Brescia, dove ha militato nel Brescia, nel Bologna e nel Palermo, e ora milita nel Cesena. Questo giocatore lo ricordo benissimamente. Poi c'è stato Valerio Di Cesare, un giocatore che si diceva molto bene di questo Valerio Di Cesare, cercato in Wikipedia. Addirittura aveva fatto un bel provino per il Chelsea, poi in Serie A è stato acquistato dal Torino e oggi milita nel Bari, nei dilettanti. Colì, chi si ricorda di Colì, che ha giocato in Serie B col Parma? I tifosi del Parma se lo devono ricordare, un buon giocatore, e oggi gioca nel Rezzato. Rezzato, scusate la pronuncia, Rezzato. Poi c'è, in quarta posizione c'è Alex Pinardi, questo è un giocatore che tutti ci dobbiamo ricordare, ha giocato in A e in B, ha giocato tantissime volte in A con la maglia dell'Atalanta, del Lecce, poi Cagliari, e infine in B con Novara. Adesso il nostro amicone Alex Pinardi gioca nell'Andrese, nei dilettanti Andrese. Poi vi parliamo di Papu Wago. Papu Wago, chi si ricorda di Papu Wago? Che me lo ricordo. Ha giocato tanto nel Genoa, anche ha fatto bene nella Fiorentina, poi ha giocato qualche annetto nel Lecce, ed è andato a finire in Serie D nel Folgore. Ferreira ha vinto. Giocatore sempre dell'Atalanta, un casino di anni dell'Atalanta, Ferreira Pinto, per finire nei dilettanti nel poi Pontisolo, per finire i dilettanti nel Pontisolo. Poi c'è inoltre, ma abbiamo Marco Sansonini, che non se lo ricorda, chi non se lo ricorda, questo giocatore che gioca sempre in Serie B e ha fatto sempre bene. Questo Marco Sansonini ha giocato nello Spezia, Pescara, Grosseto, Novara ed Entella, ed oggi gioca in Serie B, in Serie D nel Modena. Poi parliamo del mitico Franco Brienza, che lo conosco pure di presenza, che oggi gioca nei dilettanti nel Bari. Di Franco Brienza possiamo parlare che ha giocato un casino di anni nel Palermo, ha giocato nel Perugia, nella Regina, nel Bologna, nel Cesena, Atalanta e Siena, e infine nei dilettanti con il Bari. Poi parliamo di Biondini, anche questo l'ho conosciuto quando mi messi in Serie A, giocatore che ha giocato nel Cagliari e nel Sassuolo, soprattutto nel Cagliari in Serie A, e oggi gioca nel Cesena. Come ultimo giocatore, non so se ve lo ricordate, Salvatore Bruno, ha giocato partite fra A e B e ora gioca nel Rezzato, Rezzato, come lo si chiama. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia un po', diciamo, interessato. Sono i calciatori che dalla Serie A sono finiti alla Serie A e sono finiti ai dilettanti. Ricordiamoli ancora tutti: Aiardi, Di Cesare, Colì, Pinardi, Papawaiko, Ferreira Pinto, Sansoni, Brienza, Biondini, Salvatore Bruno, tutti giocatori forti, buon giocatore che della A sono finiti tutti in Serie D. Che però sto guardando bene che il Bari ha giocatori forti come Brienza, questo è il Bari sta massa grande il campionato, giocatori come Brienza e altri calciatori, a Valerio Di Cesare. Però anche quando ho letto il nome di Alex Pinardi, di Papawaiko, proprio nei dilettanti non ci credevo. Papa Wai, un grande giocatore, era giocato benissimo nella Fiorentina e ha finito nel Folgore. Ciao.